Amici, ci troviamo con l'artista visivo Gigi Piana per il vernissage della sua mostra, mostra peraltro in uno spazio particolare, quello dell'ex Palazzo Enel, che in questo momento è in fase di ridiscussione, di riallestimento. Allora Gigi, partiamo dal titolo della mostra. Intrecci in tessuti, in realtà è una mostra che ha un richiamo molto forte al biellese, perché terra di tessuti siamo, ma il mio arrivo a comporre, come si può vedere, dei tessuti, nonostante sia pure perito tessile, è casuale. Però si vede, cioè il concetto della trama e dell'ordito a cuore dei, alla base dei, DNA, esatto, dei periti tessili, si vede decisamente in questa. Tra l'altro il richiamo al tessile è anche ulteriore, perché il materiale che utilizzo è un PVC che io trovai a Biella un po' di tempo fa, che è utilizzato per dividere i reparti in fabbrica, quindi oltre al fatto di intrecciare anche il materiale stesso, un materiale che una volta e adesso a Biella non si trova più, purtroppo devo comprarlo online. Peraltro questo è ben rappresentato, la mostra è divisa in due parti, c'è una seconda parte nel quale si vede realmente questo PVC scendere dal cielo, in cui tu sottolinei le differenze con una frase sulla trasparenza. Allora, nell'altra sala della mostra invece ci sono delle fotografie intrecciate sull'amore. Sì, in realtà è proprio questo la tematica. Questi sono gli ultimissimi lavori che ho fatto, è l'ultimo confine del mio intessere. Durante un'intervista che feci a un sito che si occupa di design, mi dissero: ah, lavori con i tessuti, cioè i tuoi sono tessuti connettivi. Da quel pensiero ho sempre pensato: ma in fondo i tessuti non sono quelli che abbiamo solo sopra la pelle, ma sono anche la nostra pelle, il nostro corpo, è un tessuto epidermico. E quindi mi è cominciato a interessare il fatto di lavorare su dei corpi umani. Più avanti, vedendo una pubblicità su Facebook, che è stata una pubblicità che in tre giorni ha avuto una quantità di visualizzazioni incredibili, dove c'erano delle persone che venivano chiamate, pagate per baciarsi. Questa pubblicità, quando la vidi, mi sconvolse un po', no? Perché trovo la potenza del bacio uguale alla potenza dell'atto sessuale, sono due momenti intimi di un potere allucinante. Svendere questi baci casualmente tra persone così, ho avuto una sensazione, per quanto l'immagine fosse edulcorata, per niente pornografica, l'ho trovata estremamente oscena. E allora da quel ragionamento ho cominciato a ragionare su dove fosse il limite dell'osceno. In realtà, appunto, essendo i miei tessuti degli intrecci, sono anche fondamentali l'intreccio tra due persone che si amano. Ma no, quello che si crea è un vero e proprio intreccio, e quindi anche l'atto sessuale, il fare l'amore, è un intreccio dei corpi, più che mai è quell'intreccio, un intreccio magico che crea una luce. E mi sono detto: ma raramente nell'arte viene rappresentato l'atto sessuale tra due persone, perché viene delegata alla pornografia questa immagine, ed è un peccato, perché l'atto d'amore è la cosa più bella che possa esserci tra due persone.